così, era bellissimo. Infatti è stato, si è identificato molto, è stato identificato con la sua composizione, il gabbiano, il volo del gabbiano, il volo del gabbiano, che sentiremo a breve. Ma subito? Sì, no. subito. Da Alessandro Papotto. Da Alessandro Papotto e Giovanni Tommasi. Giovanni Tommasi. Che sono qui proprio per suonare questa cosa bellissima scritta da Rodolfo. E vabbè, grandissimi musicisti. Qui non facciamo la sigletta perché non rompiamo questa atmosfera delicata, anche perché è un po' tardi. Alessandro Papotto. Grazie. Alessandro. Noi ci spostiamo. Vi ringrazio, vi do un abbraccio. Ci tengo solamente a dire che questo brano Rodolfo l'ha scritto veramente tanti anni fa, credo, se non sbaglio, Ines, alla fine degli anni 80, giusto? E, era un brano io mi ero veramente innamorato, seguivo il banco quando ero veramente un pischello, 13-14 anni. E insomma, alla fine, a forza di rompere le scatole al povero Rodolfo, che quando mi vedeva non ce la faceva più, alla fine sono riuscito a organizzare con lui una cosa, un concerto insieme, tra l'altro qui ai Castelli, a Frascati, ed è stata un'esperienza bellissima per me, che lo vedevo, fino a quel momento l'avevo visto come il mio mito, cioè lo vedevo dall'altra parte della barricata, e invece da quel momento in poi è stato un continuare a suonare insieme. E Rodolfo era un poeta con la musica, con la matita, con il pennello, disegnava, dipingeva veramente benissimo. E quando abbiamo fatto questo brano insieme per la prima volta, io ho sentito veramente una gioia dentro che non so neanche definire. Fatto sta che poi questo brano l'abbiamo suonato insieme per una marea di volte, insieme a Massimo Alvidi, insieme a tanti altri musicisti, anche con Indaco, con Mario Pio. E quindi oggi, ogni volta che ricordo Rodolfo, per me Rodolfo è il volo del gabbiano. Thank you.
Tommasi Giovanni Tommasi con Alessandro Capotto fa parte della periferia del mondo. Dici qualcosa. Cosa state facendo? In questo momento poco. Okay. Nel senso che stiamo. Perché l'Italia, il Giappone. No, sì, magari il Giappone. Okay. No, stiamo facendo poco perché vabbè, abbiamo fatto 4 dischi dal 2000 in poi. E adesso siamo, diciamo così, un po' in stand-by, sì. Però l'ultimo disco è del? L'ultimo disco è del 2013. Ok. Insomma, è relativamente tanto tempo, sì, perché sono 5 anni. Avete partecipato alla Rock Exhibition, sì, questo va sì, vantato. L'ultimo periodo abbiamo fatto, diciamo, con la collaborazione di Franz, di Iaia. Vedo due signori salire sul palco, dopo ne parleremo. E quindi hai fatto parte del roster della D&D? Eh sì. Ok. Alla fine, insomma, Franz e Iaia ci hanno adottato e dopo il proprio exhibition hanno anche prodotto artisticamente e anche managerialmente il nostro ultimo disco nel Regno dei Cieli. Ok. Allora, io vi ringrazio ancora. Grazie a voi. Questo è un luogo d'incontro, quindi ci siamo rincontrati anche come, oltre che come persone, anche come periferie del mondo con Stazione Birra e parliamo ancora. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Welcome back, Prog. Allora, sto per presentarvi un duo. Allora, di solito il Progressive è pieno di...